La musica è stata sempre presente nella mia vita, è importante, fondamentale. Come Ollie Benji aveva il pallone come amico, io ho la mia chitarra è la mia amica, è la mia donna. Sono Giuseppe De Santo, ho 44 anni e sono un ceramista. Ho vissuto a Mottola fino a 18 anni, dopodiché sono partito a militare, c'era la leva ai tempi. E di lì comunque ho iniziato questa carriera militare. Ho conosciuto Dominique nel lontano 2003, durante una festa. Si era soliti organizzare queste feste, questi festini a casa sua in campagna. E da lì, diciamo, è partita un po' tutta la situazione, perché comunque lui mi disse ai tempi che studiava a Roma, io lavoravo a Roma, quindi abbiamo iniziato i viaggi di pendolarismo con lui. Capitava spesso di fermarci, che ne so, nelle zone Gianicolo, Campo dei Fiori, niente, si pigliava chitarra e tamburelli e si partiva con musica popolare, perché comunque c'era questo sentore e mancanza della Puglia, quindi si iniziava così e si andava avanti. Il fatto di scrivere mi viene semplice, non so, soprattutto sulle canzoni sul territorio, su quelle cose che c'hai dentro, che comunque mi viene facile buttare giù, e le butto giù e nascono le canzoni. La canzone, Terra Rossa è nata come una poesia, che comunque ho buttato giù mentre salivo a Roma, appunto. E quella malinconia, già all'inizio della canzone, quella mamma ne vuoi che sto scundente, là dice tutto, perché comunque lasci casa, lasci famiglia e te ne vai via. Una volta scritta questa poesia, mentre comunque stavo appunto salendo a Roma per andare al lavoro, inviai subito questo messaggio a mio fratello, che lui era in treno mentre saliva a Pescara.